Luglio 1941. In pochi giorni le armate naziste hanno travolto l'intero schieramento sovietico e sono penetrate in profondità nel territorio russo. Il 3 luglio Stalin proclama alla radio: i popoli dell'Unione Sovietica devono levarsi contro il nemico a difesa dei loro diritti e della loro terra. L'esercito rosso, la marina rossa e tutti i cittadini dell'Unione Sovietica debbono difendere ogni palmo della nostra terra, battersi fino all'ultimo sangue per le nostre città e per i nostri villaggi. Il nemico è crudele e implacabile. Egli vuole conquistare le terre bagnate dal sudore delle nostre fronti, impadronirsi del nostro grano e del nostro petrolio, frutto del lavoro delle nostre mani. Egli vuole restaurare il dominio dei latifondisti, restaurare lo zarismo, germanizzare i popoli dell'Unione Sovietica, farne gli schiavi dei principi e dei baroni tedeschi. È una questione di vita o di morte. In caso di ripiegamento forzato si deve evacuare tutto il materiale rotabile. Non si deve lasciare al nemico un solo motore, un solo vagone, una sola libra di grano o un solo gallone di carburante. Tutti i materiali che non si possono sgomberare, compresi i metalli, i cereali e i carburanti, debbono essere distrutti senza eccezione. Nelle zone occupate si debbono formare bande di partigiani per rendere impossibile la vita al nemico. Le grandi figure dei nostri eroici antenati, le figure di Alexander Nevsky, di Alexander Suvorov, di Mikhail Kutuzov, vi ispirino in questa guerra. Possa guidarvi la bandiera vittoriosa del grande Lenin. Alexander Nevsky, il principe di Novgorod, che nei secoli passati, alla testa di un'armata popolare, aveva sconfitto gli orgogliosi cavalieri teutonici, è il modello della resistenza e della riscossa contro i nazisti. Stalin presenta il nazismo come la grande guerra patriottica. Subito dopo l'attacco tedesco, il capo della Chiesa ortodossa di Mosca, il metropolita Sergio, dichiara: le bande fasciste hanno aggredito la nostra patria. La nostra Chiesa ha sempre condiviso le sorti del popolo e non lo abbandona neanche oggi. La Chiesa ortodossa impartisce la sua benedizione a tutti i suoi fedeli che difendono le sacre frontiere della patria. E dunque col richiamo ai valori della tradizione russa, ai principi unificatori che viene organizzandosi la resistenza militare e popolare. Ma l'avanzata nazista continua inesorabile. Tre gruppi di armate puntano sui centri vitali dello Stato sovietico. Il gruppo delle armate del nord, appoggiato dai finlandesi, si avvicina rapidamente a Leningrado. Il gruppo di armate del centro attraversa la Polonia orientale e la Russia bianca, giungendo fino a Smolensk. Il gruppo di armate del sud, insieme a truppe rumene, ungheresi e più tardi italiane, occupa rapidamente gran parte dell'Ucraina, compresa Kiev. Dopo le truppe regolari, giungono le SS. Arresti, fucilazioni, massacri. L'avanzata tedesca giunge fino alla periferia di Mosca. La capitale si predispone alla difesa. Una rete di trincee si estende intorno alla città. Vi lavorano donne, vecchi, ragazzi, mezzo milione di moscoviti. C'è
120.000 volontari rispondono all'appello di mobilitazione, fornendo gli effettivi per 11 divisioni. Mosca si trasforma in un enorme campo di battaglia. Accanto alla resistenza dei soldati sovietici si sviluppa anche uno spontaneo movimento di resistenza popolare, che diverrà sempre più forte ed efficiente via via che lo Stato Maggiore sovietico potrà far paracadutare oltre le linee tedesche specialisti e rifornimenti. L'esercito è stato frattanto riorganizzato. Ai vecchi generali della guerra civile come Vorochilov, Budienny, Timoshenko si affiancano elementi più giovani e preparati. Comincia ad emergere la figura di Zhukov, che si rivelerà uno dei più grandi strateghi della Seconda Guerra Mondiale. Vengono liberati ed inviati al fronte migliaia di ufficiali che erano stati deportati nei campi di concentramento durante le grandi purghe del 1936-1938. Il 1 dicembre l'offensiva tedesca a sud e a nord di Mosca è definitivamente bloccata. L'Armata Rossa passa al contrattacco su tutto il fronte. Alle truppe giungono continui rifornimenti in armi e mezzi dai centri industriali delle regioni centrali e orientali del paese. Da Arcangelo e dall'Iran giungono gli aiuti anglo-americani in armi, munizioni, viveri e medicinali. Nel settembre 1942 la nuova offensiva tedesca, iniziata in primavera, è costretta a fermarsi di fronte a Stalingrado. Mentre la città resiste alla pressione nemica, la controffensiva russa si sviluppa a tenaglia intorno alle truppe tedesche assedianti. Nel febbraio le divisioni del generale von Paulus si arrendono. Da Stalingrado fino a Berlino l'Armata Rossa non si fermerà più. Vengono liberate una dopo l'altra le città e le regioni occupate dai nazisti. Stalin appare il condottiero di questo esercito vittorioso, l'organizzatore infaticabile della resistenza e della riscossa. Ma in realtà è stata l'immensa energia sprigionatasi da tutto il popolo sovietico che ha permesso la vittoria. I quadri del partito, gli ufficiali dell'esercito, le giovani leve, i partigiani delle terre occupate, la resistenza dei civili, la stessa carica ideale fornita dai richiami alla tradizione, sono stati i fattori non solo del successo militare, ma anche del risveglio di interi strati della società sovietica. La grande guerra patriottica ha profonde ripercussioni in ogni settore della vita del paese. Il popolo sovietico e soprattutto i militari, i tecnici, gli intellettuali vengono a contatto con popoli ed esperienze nuove. ...1943-1944. La situazione militare precipita. L'azione anglo-americana in Europa costringe la Germania ad impegnarsi su due fronti. Gli eserciti nazisti iniziano una lenta ritirata, lasciando alle loro spalle paesi distrutti, milioni di morti, milioni di prigionieri catturati dall'Armata Rossa.
Le sorti della guerra sono ormai decise e gli alleati cominciano a pensare al futuro assestamento del mondo dopo la vittoria. L'episodio di Varsavia rivela apertamente le intenzioni del dittatore. Mentre le truppe sovietiche sono ferme sulle rive della Vistola, Varsavia, sulla riva opposta, insorge sotto la guida di militari del vecchio esercito e di elementi di sinistra non comunista. Stalin comanda ai suoi eserciti di non intervenire. L'insurrezione è domata dai tedeschi e i polacchi sono sterminati. Il principale obiettivo di Stalin è assicurare la prevalente influenza sovietica negli stati dell'Europa centrale ed orientale. I primi accordi in questo senso vengono presi durante la visita di Churchill a Mosca nell'ottobre 1944. I due uomini di Stato ripartiscono le zone di influenza che riguarderanno l'Unione Sovietica al cessare della guerra. Stalin è anche interessato ad un'intesa con la Francia. I futuri rapporti tra i due paesi vengono concordati durante una visita a Mosca del generale de Gaulle, capo del governo della Francia libera. La divisione dell'Europa in sfere di influenza riceve la sua sanzione alla conferenza di Yalta nel febbraio del 1945. Qui è discussa a fondo tutta la futura politica del dopoguerra. Si decide la sorte della Germania. Sino alla firma del trattato di pace, essa dovrà essere divisa in zone di occupazione militare. Viene anche confermata la divisione delle sfere di influenza nei Balcani. Per Berlino, dove i russi giungeranno per primi nell'aprile 1945, viene stabilito un regime di occupazione che comprenderà anche truppe francesi, inglesi, americane. Vengono infine stabiliti i principi per la Carta delle Nazioni Unite. Maggio 1945. La Germania accetta la resa incondizionata. Il generale Keitel firma la resa insieme ai comandanti degli eserciti vittoriosi, Zhukov, Eisenhower e Montgomery. Ognuna delle quattro potenze vincitrici occupa la zona del territorio tedesco stabilita. L'Unione Sovietica occupa le regioni orientali del paese. La Prussia orientale, pur essendo di lingua e storia tedesca, verrà poi annessa all'Unione Sovietica e la sua capitale, Königsberg, si chiamerà Kaliningrad dal nome di Kalinin, il vecchio rivoluzionario, ora presidente dell'Unione Sovietica. Estate 1945. Potsdam è la prima conferenza dei tre grandi dopo la fine della guerra. Stalin, Truman e Churchill, sostituito poco dopo da Attlee, discutono il futuro della Germania. Essi decidono la smilitarizzazione completa, la punizione dei criminali di guerra, la distruzione di ogni traccia del nazismo nel paese, condizioni essenziali per la creazione di una nuova Germania libera e democratica. L'accordo di Potsdam fu relativamente facile, perché la Germania appariva allora come una distesa di macerie e non poneva problemi di equilibrio internazionale in Europa. La principale preoccupazione di Stalin era soprattutto quella di evitare il risorgere di uno Stato tedesco unito e potente ai propri confini occidentali. La lunga guerra è finalmente terminata. Un'imponente sfilata nella Piazza Rossa corona questa grande vittoria dei popoli sovietici. Stalin si attribuisce il merito della vittoria. Egli è il generalissimo, il più grande stratega di tutti i tempi e di tutte le nazioni. Così ama farsi definire. Più tardi, in una sua biografia, fece inserire queste frasi. La già progredita scienza bellica sovietica ricevette ulteriore impulso per merito del compagno Stalin. Il genio militare di Stalin si manifestò sia nella difesa che nell'offesa. Il genio militare di Stalin gli permise di intuire i piani del nemico e di sventarli. Le battaglie in cui il compagno Stalin diresse gli eserciti sovietici sono brillanti esempi di arte militare operativa. La guerra ha suscitato nel paese un'enorme carica di energia e ha rotto molti schemi che il regime dittatoriale staliniano aveva creato negli anni precedenti. Ma ogni tentativo di rinnovamento culturale e politico è immediatamente stancato. Stalin vuole restaurare le condizioni politiche e l'oppressione poliziesca dell'anteguerra. Egli vede in quel periodo il regime di governo ideale. È allontanato dal comando Zhukov, il protagonista della vittoria,
e richiamati in primo piano i vecchi generali, tra cui Voroshilov e Budienny. Accanto ad essi, Zhdanov, destinato a guidare in nome di Stalin la repressione culturale che caratterizza la società sovietica del dopoguerra. Impedita la circolazione di idee nuove, ostacolato lo sviluppo della società russa, Stalin impone ai popoli sovietici i soliti obiettivi d'anteguerra. Stalin si comporta come se la guerra, con la liberazione di energie che ha provocato, non debba portare nessun cambiamento nella società sovietica. Viene varato il quarto piano quinquennale, che orienta la ricostruzione secondo i vecchi criteri. Sviluppo dell'industria pesante a scapito della produzione dei beni di consumo. Si moltiplicheranno così le fabbriche, mentre la mancanza di alloggi angustia milioni di russi. Questo periodo è la seconda era glaciale di Stalin. I rapporti con l'Occidente stanno mutando. La cortina di ferro sta calando sull'Europa orientale. A Stalin non basta avere alle sue frontiere governi amici, come era stato deciso a Yalta. Vuole invece governi a lui strettamente subordinati, che riproducano in miniatura le strutture dittatoriali dello stalinismo. Ai governi di coalizione democratica, costituiti alla fine della guerra, succedono così, approfittando dell'occupazione militare russa, governi comunisti. Questa è la sorte della Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria. Il più clamoroso episodio fu il colpo di Stato di Praga del febbraio 48. I comunisti rovesciano con la violenza il governo di coalizione democratica, instaurano la loro dittatura, sciolgono tutti gli altri partiti e danno al regime, che sarà impersonato da Clement Gottwald, caratteristiche sempre più dittatoriali e poliziesche. Stalin vuole adesso che tutti i partiti comunisti del mondo aderiscano incondizionatamente alla sua politica e per coordinarne le attività costituisce nel 1947 il Cominform. Questi sono gli uomini che collegano il movimento comunista internazionale a Stalin. Gilas, Gomulka, Anna Pauker, Duclos, Zhdanov e Malenkov. Il Partito Comunista Italiano è rappresentato da Luigi Longo e Eugenio Reale. Stalin dispone adesso di un eccezionale potere, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Sovietica. È il momento per una prova di forza nei confronti delle potenze occidentali. Deciso a consolidare il suo potere in Germania, nel 1948 crea un regime comunista nella Germania orientale e tenta di costringere le guarnigioni occidentali a sgomberare Berlino. Berlino è occupata dai soldati delle quattro potenze alleate, ma è circondata da ogni parte dalla zona di occupazione sovietica. I russi impediscono ai francesi, agli inglesi e agli americani di rifornire per via terra le loro guarnigioni e la popolazione di Berlino, nella quale le prime elezioni del dopoguerra hanno dimostrato che i comunisti sono in netta minoranza. Gli Stati Uniti reagiscono all'iniziativa sovietica, organizzando un gigantesco ponte aereo che rifornisce la città. Il tentativo di Stalin di costringere le guarnigioni occidentali a lasciare l'ex capitale tedesca non riesce. Il blocco di Berlino è così fallito. Nel frattempo, anche in Jugoslavia, la politica espansionistica di Stalin subisce una battuta d'arresto. Anche in questo paese a Stalin non basta avere un regime comunista e alleato. Vuole che Tito accetti pienamente le sue direttive. Afferma: se Tito proverà a resistere, alzerò il mignolo e lo abbatterò. Nel giugno 1948 il Cominform critica duramente il regime comunista jugoslavo, ma Tito resiste. In Jugoslavia non ci sono truppe russe d'occupazione come negli altri stati dell'Europa orientale e Tito non tollera alcun controllo straniero negli affari interni del suo paese. Afferma di voler essere per l'Unione Sovietica un alleato, ma non un subordinato. Tito viene messo al bando con incredibile violenza dal movimento comunista internazionale. La resistenza di Tito crea fermenti nei partiti comunisti dei paesi controllati da Mosca. Stalin reagisce con estrema durezza. Fa destituire e processare i capi comunisti sospettati di essere ribelli ai suoi comandi. In Ungheria è impiccato Reich, ministro dell'interno. In Bulgaria Kostov, principale collaboratore di Dimitrov. Saranno impiccati in Cecoslovacchia il segretario del partito Slansky e il ministro degli esteri Clementis. In Polonia Gomulka viene imprigionato. Perché molti esponenti dei regimi comunisti dell'Europa orientale furono eliminati? Risponde lo scrittore ungherese François Feito. Penso che occorre collocare i grandi processi del 1949 e inoltre quelli del 1952, il grande processo di Budapest a Reich, di Sofia a Kostov e l'allontanamento di Gomulka, in quel determinato ambiente storico in cui appaiono come conseguenza logica della creazione del Cominform da un lato e della dissidenza jugoslava dall'altro.
All'origine di tali processi c'è la volontà del despota, la volontà di Stalin di dar vita, di inaugurare un nuovo orientamento politico, un orientamento politico forse più difensivo per quel che riguarda un lato, cioè la politica estera, e nello stesso tempo più offensivo per quel che riguarda la politica interna. Il nemico numero uno di tutti quei processi, cioè l'accusato numero uno per quanto assente, era Tito. E nella persona di Tito Stalin intendeva attaccare attraverso quei processi il comunismo nazionale. Ma oltre questo aspetto politico dei processi si profila un aspetto prettamente poliziesco. Stalin considerava questi grandi processi come una illustrazione, come uno strumento di educazione delle popolazioni, allo scopo di mostrar loro la potenza del Cremlino, la sua decisione, di accentrare tutta la politica dei paesi satelliti, di non tollerare nei paesi dell'Europa orientale delle idee, delle aspirazioni politiche diverse da quelle del Cremlino. Nell'agosto del 1948, Zhdanov, protagonista della seconda era glaciale di Stalin, muore in circostanze che rimangono ancora oggi misteriose. Si apre forse con questo episodio la lotta per il potere tra i possibili successori di Stalin, ancora vivente? Dopo la morte di Zhdanov, viene infatti annientato a Leningrado il gruppo dei suoi più stretti collaboratori. Il più noto tra essi, Voznesensky, organizzatore della pianificazione, è fucilato. Più tardi Khrushchev accuserà Malenkov, rivale di Zhdanov, di essere stato complice nello sterminio di bravi lavoratori del partito e dello Stato, cioè del gruppo di Zhdanov. La morte di Zhdanov non attenua la durezza del regime staliniano. È proprio in questo periodo che l'apologia del dittatore, quella che sarà poi chiamata il culto della personalità, tocca le punte più alte, per culminare nelle celebrazioni del 70° compleanno di Stalin, 21 dicembre 1949. Stalin viene celebrato in tutto il mondo comunista con lodi iperboliche. La poesia, la musica, le arti figurative hanno come tema ricorrente Stalin e quello che Stalin ha fatto. Decine di città e centinaia di fabbriche nell'Unione Sovietica e negli altri paesi comunisti assumono il suo nome. Stalin è diventato un mito. I comunisti di tutto il mondo vedono in lui l'esempio da seguire, credono ciecamente nelle sue parole. Da ogni paese giungono a Mosca doni, raccolti ovunque per il compleanno del dittatore. I film ne esaltano la figura e l'azione. Stalin è l'Alexander Nevsky del secolo XX. Nel film La caduta di Berlino, dirà poi Khrushchev, egli emana ordini in una sala in cui molte sedie sono vuote. Un uomo soltanto gli è vicino, il suo segretario particolare Poskrevichev. Dov'è il Politburo? Dov'è il comando militare? Dov'è il governo? Nel film essi non esistono e Stalin agisce al posto di tutti. Egli non si consulta con nessuno. Perché? Per circondare Stalin di gloria.
Nello stesso anno in cui si celebra nei film la grandezza del dittatore, Stalin scrive in una sua biografia: benché eseguisse il suo compito di capo del Partito Comunista con consumata abilità e godesse dell'appoggio senza riserve di tutto il popolo sovietico, Stalin non consentì mai che la sua opera fosse contaminata dalla minima ombra di vanità, di presunzione o di autoadulazione. Il conformismo domina ormai tutti i settori della cultura e della scienza. L'agronomo Lysenko, con l'appoggio di Stalin, impone le sue teorie sulla genetica e fa cacciare i suoi oppositori dai laboratori e dalle cattedre. Chi si oppone finisce nei campi di concentramento, posti sotto il diretto controllo di Beria, capo della polizia politica. Nel 1950 viene portato a termine il quarto piano quinquennale. Ancora una volta, a prezzo di grandi sacrifici, l'industria pesante viene potenziata. L'Unione Sovietica diventerà nel giro di pochi anni la seconda potenza industriale del mondo. Notevoli progressi si ottengono contemporaneamente nel campo dello sfruttamento dell'energia atomica e nel settore della missilistica. Ma le condizioni di vita del popolo sono molto basse, perché non viene sviluppata la produzione dei beni di consumo. La crisi agricola perdura e il livello alimentare, soprattutto nelle città, è pessimo. La costruzione di alloggi procede a ritmo molto lento e il superaffollamento delle abitazioni è uno dei disagi più gravi per le popolazioni urbane. Le speranze che il popolo e gli intellettuali avevano coltivato nell'immediato dopoguerra sono ormai completamente deluse. Stalin controlla con pugno di ferro la società sovietica. Egli vive nelle sue stanze del Cremlino, ove si è creato un mondo immaginario dal quale pensa di poter tutto controllare e dominare. Stalin, scrive la Pravda, è il meccanico della locomotiva della storia. Ma la storia, e la storia dello stesso movimento comunista, batte altre strade. Il 1949 è l'anno della definitiva vittoria della rivoluzione in Cina. Mao Zedong ha vinto, agendo in modo del tutto autonomo e trascurando i suggerimenti di Stalin per un compromesso con le forze borghesi di Chiang Kai-shek. I rapporti tra la nuova Repubblica Popolare Cinese e l'Unione Sovietica sono comunque fin dall'inizio strettissimi, sulla base di una comune ideologia comunista. Ma la Cina svolge anche una propria politica autonoma in Asia. Il 25 giugno 1950 scoppia la guerra in Corea, nella quale la Cina avrà un ruolo determinante. Pare che Stalin non fosse al corrente fino all'ultimo momento delle intenzioni di Mao. La Corea era stata divisa nel 1945 in due zone di occupazione, russa a nord, americana a sud, delimitate dal 38° parallelo. Dopo il ritiro degli occupanti, il paese era rimasto diviso in due per la presenza di un regime comunista al nord e di un regime conservatore a sud. Gli scontri di frontiera erano frequenti, ma avevano conservato un'importanza locale. Il 25 giugno 1950 le divisioni nordcoreane iniziano un'invasione massiccia nella Corea del Sud. L'ONU condanna l'aggressione e autorizza l'invio in Corea di un corpo di spedizione per respingere l'invasore. Il corpo di spedizione è composto in gran parte da truppe americane comandate dal generale MacArthur, che respingono gli invasori e entrano nella Corea settentrionale. Ma a questo punto i cinesi intervengono ad appoggiare i nordcoreani e le sorti della guerra si capovolgono nuovamente. Novembre 1952. Sono passati 13 anni dall'ultimo congresso del partito. Ora a Mosca viene convocato il 19° congresso. Entrano nella sala Molotov, Beria, Kaganovich, Mikoyan e alla fine Stalin. Sarà il suo ultimo congresso. Stalin ribadisce la validità dell'agricoltura collettivizzata, il passaggio dell'Unione Sovietica dal socialismo al comunismo, e avanza tesi di possibili conflitti tra gli occidentali. Al congresso parlano anche i più stretti collaboratori di Stalin, tra i quali Malenkov e Molotov, che tiene la relazione introduttiva e che appare il più probabile successore di Stalin. Non è escluso, dirà più tardi Khrushchev, che se Stalin fosse rimasto al potere per qualche altro mese, i compagni Molotov e Mikoyan non avrebbero probabilmente pronunciato alcun altro discorso. Si stava forse profilando una nuova sanguinosa epurazione in seno alla stessa classe dirigente sovietica? Stava per ricominciare la tragedia degli anni 1936-1938? Nove dei più noti specialisti russi, addetti anche alla clinica del Cremlino, sono accusati di essere assassini in camice bianco, di aver assassinato Zhdanov e di prepararsi ad eliminare altri dirigenti sovietici, d'accordo con il sionismo internazionale. Sei di essi sono ebrei. Sta per cominciare una strage contro gli ebrei? Qual è la situazione degli ebrei sotto Stalin?
risponde lo scrittore Leon Poliakov, uno dei maggiori esponenti mondiali dei problemi ebraici. Da un lato non bisogna dimenticare che durante le lotte per il potere, quando la vecchia guardia bolscevica fu eliminata, nel 28 e 38, i più tenaci avversari di Stalin furono per lo più dei comunisti di origine ebraica. Era ad esempio il caso di Trotsky, di Zinoviev o di Radek. Si può comprendere come in seguito a questi fatti Stalin conservasse una prevenzione contro gli ebrei. D'altro canto, è accertato che quando si verificano gli eccessi di un regime poliziesco, gli ebrei sono sempre destinati ad essere perseguitati. In ogni modo, la rivoluzione dell'ottobre del 1917 aveva concesso agli ebrei, in quanto minoranza nazionale, quasi gli stessi diritti delle altre minoranze, quali i georgiani oppure gli ucraini. Nelle regioni dell'Unione Sovietica, dove gli ebrei erano più numerosi, cioè all'ovest, gli ebrei ebbero propri tribunali, proprie scuole, propria stampa, propri teatri ed altre istituzioni culturali. In quanto minoranza non potevano lagnarsi del trattamento riservato loro. Ma durante l'invasione nazista, tutte queste istituzioni esistenti nelle regioni occupate dai tedeschi scomparvero. E dopo la liberazione non furono più ristabilite. Ciò provocò molta amarezza nella maggioranza degli ebrei e suscitò in loro simpatie verso il sionismo. Più tardi, e dopo la creazione dello Stato di Israele nel 1948, la maggior parte degli artisti, scrittori ed altri intellettuali ebrei furono esiliati o fucilati. Si trattava di autentici genocidi culturali. Contemporaneamente la stampa sovietica scatenava una violenta campagna contro i cosmopoliti senza patria, cioè a dire gli ebrei. L'affare del complotto dei Medici e la dura repressione che ne seguì avevano un significato antisemita. Ciò mi sembra evidente. Da un lato, su 9 medici posti sotto accusa, 6 erano di origine ebraica. Dall'altro lato, soprattutto essi erano accusati di avere agito per istigazione di agenti sionisti e insieme di Wall Street. Per di più, in quell'epoca, cioè nella seconda metà del gennaio del 1953, improvvisamente gli ebrei vennero convocati presso i commissariati per essere censiti. Sembrava che misure collettive contro gli ebrei dell'Unione Sovietica, probabilmente delle deportazioni, fossero in progetto. A questo punto il dittatore morì. Il 5 marzo 1953 Stalin muore. Il bollettino ufficiale comunica: il grande cuore di Josef Vissarionovich Stalin, erede e continuatore di Lenin, ha cessato di battere. Nessun uomo nell'ultimo millennio ebbe tante celebrazioni quante Stalin, definito dai comunisti di tutti i paesi come l'uomo che più di ogni altro aveva operato per il bene dell'umanità. La sua salma venne collocata nel mausoleo della Piazza Rossa, accanto a quella di Lenin. Nessuno avrebbe potuto allora immaginare che di lì a 8 anni la salma sarebbe stata rimossa dal mausoleo della Piazza Rossa. Nessuno avrebbe allora potuto immaginare che nel 1962 un giovane poeta sovietico, Evtushenko, avrebbe scritto questi versi in una poesia intitolata Gli eredi di Stalin.
Quando la sua salma fu portata fuori dal mausoleo, la bara oscillava lentamente, sfiorando le baionette dei soldati. Anche lui taceva, anche lui, ma di un silenzio pieno di minaccia. Dentro la bara, stringendo cupo i pugni imbalsamati, l'occhio incollato alle fessure, egli faceva finta di essere morto. E io chiedo al governo, raddoppiate, triplicate la guardia davanti a questa tomba, affinché Stalin non risorga, e con Stalin il passato. Ha lasciato sul pianeta molti eredi. Nella sua tomba mi sembra c'è un telefono installato. Egli comunica i suoi ordini a Enver Hoxha. Ma dove vanno ancora i fili di quella bara? No, Stalin non si è arreso. Giudica la morte una cosa riparabile. Lo abbiamo tolto dal mausoleo, ma come si fa a portare fuori Stalin dagli eredi di Stalin? Alcuni eredi in ritiro coltivano rose e pensano in segreto a un riposo temporaneo. Altri attaccano Stalin dall'alto delle tribune. Costoro di notte pensano con nostalgia al passato. Il partito mi ha ordinato di non tacere, ma qualcuno mi dice calmati. Io non potrò stare tranquillo finché ci saranno in terra degli eredi di Stalin. Morto Stalin, chi sono i suoi successori? Continueranno la sua politica o vi si opporranno? Risponde Isaac Deutscher. Per tutta la durata dell'era staliniana, dopo le purghe del 1936-38, in Russia non rimase in vita alcuna opposizione che potesse veramente sfidare Stalin. E così fu fino al 1953, cioè alla fine dell'era di Stalin. Ma anche dopo la morte di Stalin si fecero sentire le conseguenze di quella tremenda strage. E si può dire senz'altro che si avvertono ancora oggi, poiché quando venne il giorno della destalinizzazione, quando la Russia, che aveva ormai superato lo stalinismo culturalmente, politicamente e moralmente, non poté più vivere sotto l'antico dispotismo, non c'erano più antistalinisti vivi che potessero eseguire questa destalinizzazione. Se Trotsky, Bukharin, Zinoviev o Kamenev fossero stati vivi nel 1953, sarebbero stati essi i destalinizzatori. Quello era il compito che si addiceva loro storicamente e politicamente. Ma poiché nessuna di queste opposizioni antistaliniste era sopravvissuta, la destalinizzazione fu eseguita dagli stessi collaboratori di Stalin, da coloro che per tutta la loro vita erano stati a fianco di Stalin, Malenkov, Khrushchev e tutti gli altri. Chi sono gli eredi di Stalin? L'età di Stalin non termina con la sua morte. Già pochi giorni dopo la sua morte comincia la lotta fra i suoi successori. La successione viene assunta da un quadrunvirato, composto da Malenkov, Molotov, Beria e Khrushchev. Malenkov ha per pochi giorni la carica di primo segretario del partito e di primo ministro, ma già il 14 marzo si dimette da segretario del partito e viene sostituito da Khrushchev. Molotov è ministro degli esteri. Beria è vice primo ministro e capo della polizia politica. Riemerge anche la figura del maresciallo Zhukov, che diviene vice ministro della difesa. È evidente da questa prima distribuzione delle cariche l'intenzione di far succedere a Stalin una direzione collegiale, nella quale i posti chiave del partito siano affidati a persone diverse. È per questa ragione che Malenkov, che è anche primo ministro, lascia a Khrushchev la segreteria del partito. Questo tentativo di direzione collegiale non riesce, probabilmente per l'estrema diffidenza reciproca nel quadrunvirato. Il primo scontro violento fra i successori di Stalin appare dall'arresto di Beria il 26 giugno 1953, che viene condannato a morte nel dicembre successivo da una corte marziale. Tra le altre accuse c'è quella di essere stato fin dal 1919 una spia inglese. In realtà, nel quadrunvirato, Beria controllava lo strumento principale del potere staliniano, cioè la polizia politica. Questo strumento lo metteva in posizione di superiorità in confronto degli altri, che si coalizzarono contro di lui. La sua eliminazione portò ad un parziale smantellamento dell'apparato poliziesco. I problemi che Stalin ha lasciato in eredità ai suoi successori sono enormi. La tensione mondiale, la crisi agricola, i campi di concentramento, l'oppressione culturale, i sacrifici imposti al popolo. La nuova situazione, piena di incertezze e di ambiguità, contribuisce ad acuirli e farli clamorosamente esplodere.
Il 17 giugno 1953, a Berlino Est, i lavoratori edili protestano contro le nuove norme che intensificano il ritmo di lavoro. La manifestazione sfocia in uno sciopero popolare di grandi proporzioni, che assume anche un carattere politico contro il regime comunista della Germania orientale. Le manifestazioni saranno domate solo in seguito all'intervento dei carri armati sovietici. Nei mesi successivi le agitazioni si estendono nella stessa Unione Sovietica e proprio nel settore che maggiormente aveva dato un carattere poliziesco al regime. Scoppiano infatti scioperi e ribellioni nei campi di concentramento di Karaganda e di Vorkuta. Il gruppo dirigente sovietico decide di allentare la pressione, migliorando le condizioni di vita e di lavoro nei campi. Qual era la situazione nei campi di concentramento russi durante la cosiddetta era glaciale di Stalin? Chi erano le vittime? Risponde David Rousset. Nel 1953 ci fu un'amnistia generale, amnistia che liberò alcuni detenuti comuni ed in parte i politici. Tuttavia nei campi è rimasta una maggioranza di russi. Questi russi erano nei campi per le stesse ragioni per cui ve ne sono stati internati altri ultimamente, cioè senza motivo particolare, ma per politica di prevenzione, di terrore preventivo. Vi erano anche degli stranieri. La maggior parte di costoro erano prigionieri di guerra. È il caso, in particolare, del gruppo più numeroso, quello dei giapponesi. 1954-1955. La situazione politica nell'Unione Sovietica sta lentamente mutando. Inizia in questi anni il periodo del disgelo. L'8 febbraio 1955 il primo ministro Malenkov si dimette improvvisamente ed è sostituito da Bulganin. Khrushchev accusa Malenkov di gravi errori nel settore dell'agricoltura e di aver sacrificato l'industria pesante a favore della produzione dei beni di consumo. La situazione nelle campagne è ancora molto grave. Si accerta infatti che il raccolto del 1952 ha coperto appena la metà del fabbisogno granario del paese. In pratica, l'agricoltura è rimasta al livello del 1913. Khrushchev decide di andare incontro alle aspirazioni dei contadini, liberalizzando il mercato, elevando i prezzi e riducendo le consegne in natura allo Stato. Viene inoltre varato il suo piano per lo sfruttamento delle terre vergini del paese, soprattutto del Kazakistan, i cui rendimenti saranno per ora inferiori alle aspettative. Sintomi di questo nuovo corso si notano anche in politica estera. In Corea l'armistizio pone fine ad una sanguinosa guerra. Viene stipulato un trattato di pace con l'Austria e le truppe russe di occupazione sgombrano il paese. Si restituiscono le basi militari alla Finlandia e alla Cina. Nell'estate 1954 si incontrano a Ginevra per la prima volta dopo 8 anni i ministri degli esteri dell'Unione Sovietica, degli Stati Uniti, dell'Inghilterra e della Francia. La conferenza sarà seguita nel luglio 1955 da quella dei 4 capi di Stato. Non si raggiungono risultati concreti, ma l'incontro tra i rappresentanti dei 4 paesi crea un clima meno teso nei rapporti internazionali. Khrushchev, segretario del partito, appare adesso la figura di maggior rilievo tra i successori di Stalin. Accompagnato dal primo ministro Bulganin, egli visita per la prima volta paesi stranieri. Stalin non aveva mai compiuto viaggi all'estero. Nel giugno 1955 Khrushchev si reca a Belgrado per ristabilire buoni rapporti con la Jugoslavia. Appena giunto all'aeroporto, egli afferma che la rottura tra i 2 paesi nel 1948 era dovuta agli intrighi degli agenti imperialisti Beria e Abakumov. Anche i rapporti tra il regime e le autorità religiose migliorano. Il nuovo patriarca della Chiesa ortodossa, Alessio, eletto verso la fine della guerra, compare sempre più frequentemente alle cerimonie pubbliche. La maggiore tolleranza accresce le pratiche religiose, non solo di rito ortodosso, ma anche delle altre confessioni. Nonostante questi indizi, l'evoluzione della società post-staliniana procede con estrema lentezza. È ancora un titolo di merito per i dirigenti sovietici essere stati accanto a Stalin durante il suo lungo regime. Lo stesso Khrushchev è definito dall'Enciclopedia Sovietica del 1955 uno dei più stretti compagni d'armi di Stalin. La Pravda, il 24 novembre dello stesso anno, parla di Mikoyan come un vero allievo di Lenin e compagno d'armi di Stalin. Ma saranno proprio Khrushchev e Mikoyan che durante il 20° congresso del Partito Comunista Sovietico muoveranno gli attacchi più violenti all'età di Stalin. Febbraio 1956. Si riunisce a Mosca il 20° congresso del partito. I delegati sovietici e stranieri non sanno ancora quali sorprese rivelerà l'assemblea questa volta. L'attacco a Stalin è del tutto inatteso.
Era necessario una volta per tutte rompere decisamente col passato ed affrontare così il problema delle trasformazioni della società sovietica dopo 25 anni di regime poliziesco. L'attacco più forte al periodo staliniano è condotto da Khrushchev in una seduta a porte chiuse verso la fine del congresso. Khrushchev è stato una figura di primo piano durante lo stalinismo. È membro del Comitato Centrale dal 1934. È membro del Politburo dal 1939. Il suo rapporto segreto, reso noto in giugno in Occidente ma conosciuto nell'Unione Sovietica negli ambienti di partito sino dal marzo, ebbe un eco enorme. Egli disse tra l'altro: molti attivisti del partito, del governo e degli organi economici, i quali nel 1937-38 furono bollati come nemici, non furono in realtà mai dei nemici, delle spie e dei sabotatori, ma semplicemente degli onesti comunisti. Bollati con queste accuse, spesso non essendo più in grado di sopportare barbare torture, si autoaccusavano per ordine dei giudici istruttori di ogni genere di delitti. È stato accertato che sui 139 membri e candidati del Comitato Centrale del Partito, eletti durante il 18° congresso, 98, e cioè il 70%, furono arrestati e fucilati. Stalin si servì del partito e della NKVD per esercitare un terrore di massa. Tale terrore in realtà non fu esercitato sulle sconfitte classi conservatrici, ma contro onesti lavoratori del partito dello Stato sovietico. Stalin era un uomo assai diffidente, morbosamente sospettoso, lo sappiamo per l'esperienza fatta lavorando con lui. Ovunque e in tutto egli vedeva nemici, doppiogiochisti e spie. Disponendo di un potere illimitato, egli si abbandonava a gravi arbitri e riduceva le persone moralmente e fisicamente al silenzio. Ancora più mostruose sono quindi le azioni delle quali fu artefice Stalin e che rappresentano brutali violazioni dei principi fondamentali di Lenin sulla politica dello Stato sovietico nei confronti della nazionalità. Sono state deportate per suo ordine dai luoghi nativi intere popolazioni. Ricordiamo anche l'affare del complotto dei medici. Stalin ordinò di arrestare un gruppo di importanti specialisti sovietici e prescrisse personalmente come doveva essere svolta l'inchiesta e a quale metodo si dovesse ricorrere per interrogare gli arrestati. Il rapporto segreto di Khrushchev causò una profonda costernazione nei popoli sovietici e nel movimento comunista internazionale. Un mito era improvvisamente crollato. Sul significato di questo congresso, sulle sue cause e sulle conseguenze più importanti, abbiamo interrogato alcuni storici di fama mondiale, studiosi della storia e dei problemi del socialismo. Schlesinger, Deutscher, Feito. Bene, vorrei porre in evidenza il fatto che il 20° congresso è un simbolo, una pietra miliare del grande cambiamento e nella evoluzione del governo. Ma non è stato l'inizio di un effettivo cambiamento se ci si riferisce ad argomenti sociali e politici. Tuttavia, nel campo sociale, il più grande mutamento dell'era post-staliniana fu senz'altro la correzione della politica del governo verso i contadini, i quali sotto Stalin furono le prime vittime della industrializzazione del paese. Questo mutamento di politica verso i contadini fu inaugurato nel settembre del 1953 alla riunione plenaria del Comitato Centrale. Fu anche la base del successo di Khrushchev nell'ottenere la guida del partito. Nel campo politico, un mutamento politico, il primo e a mio parere il più radicale mutamento, è stato l'aver tolto i poteri alla polizia politica. E questo avvenne il 1 settembre 1953, non se ne a quel tempo, ma il fatto è che la polizia fu disarmata e i tribunali politici speciali vennero privati dei loro privilegi. D'altra parte, al 20° congresso del partito, i capi del gruppo stalinista vennero rieletti al comitato centrale del presidium. Furono deposti solo più tardi, nel giugno 57. Nel giugno 57 sferrarono un'offensiva contro Khrushchev e furono perciò allontanati dal comitato centrale. A mio avviso, i cambiamenti più importanti furono proprio questi. Si dichiarò chiaramente che una gran parte delle attività di Stalin era stata criminale, che egli mandò a morte degli uomini innocenti e che le confessioni rese dagli imputati in tali pubblici processi non erano affatto la verità. Ci fu poi un'altra dichiarazione che a me sembra senz'altro più importante e che è tuttora l'impulso, il lievito dello sviluppo della Russia, e cioè che le teorie sviluppate sotto Stalin e il suo intero sistema dogmatico, che era divenuto col tempo un edificio assai complicato,
erano sbagliati, che c'erano molti elementi errati nella sua teoria e che ogni progresso era possibile unicamente alla condizione che bisogna discutere i punti più importanti e correggere la teoria del partito. Bene, il 20° congresso rappresenta una tappa importante nella storia della debolscevizzazione del comunismo. Le ripercussioni alla luce degli avvenimenti successivi furono notevoli. La rivoluzione ungherese, il cambiamento di regime in Polonia nel 1956 e ancora più importante il 22° congresso del Partito Comunista Sovietico nel 1961. Dunque, al 20° congresso, Khrushchev cercò di effettuare la destalinizzazione a metà, in modo, per così dire, clandestino e limitato. Voleva svelare solo parte dei crimini di Stalin. Era sua intenzione rivelarli solo a metà. Egli disse allora al congresso: «Non intendiamo lavare i nostri panni sporchi in pubblico». 5 anni dopo, al 22° congresso, ha dovuto occuparsene al cospetto del mondo che osservava. Allora ha fatto rimuovere la salma di Stalin dal mausoleo di Lenin nella Piazza Rossa. Io reputo che l'essenziale dell'accordo raggiunto al 20° congresso comunista risieda nella diminuzione, se non nella scomparsa totale della pressione della polizia, sulla popolazione sovietica. Il 20° congresso ha dato inizio a un grande processo di normalizzazione e dopo il 20° congresso, data la resistenza, anzi l'opposizione verso la nuova politica di riforme di Khrushchev, la politica sovietica è caratterizzata dalla lotta fra 3 grandi tendenze. Da un lato i revisionisti, cioè a dire coloro i quali desiderano trasformazioni più radicali e più rapide, dall'altro ci sono i nostalgici dello stalinismo e in mezzo sta Khrushchev, il quale, tenendo conto tanto degli uni quanto degli altri, combattendo gli uni e gli altri, tenta di seguire la via del giusto mezzo. Il 20° congresso segna dunque la fine dell'età di Stalin. Di tanto in tanto emergono nuovi tristi episodi di questo periodo. Ora solo poche persone visitano la tomba di Stalin. Ora gli stessi uomini che hanno collaborato con lui per un quarto di secolo presentano in modo ben diverso quegli anni. E Lenin, il padre dello Stato sovietico, diventa il grande tradito da Stalin. Ma è chiaro che attribuire tutti gli aspetti negativi dell'età staliniana al culto della personalità e perciò alle caratteristiche dell'uomo Stalin è del tutto insufficiente. La ragione è più profonda. Il regime tirannico che Stalin incarnò ha radici lontane, proprio nelle prime scelte fatte da Lenin e dal partito bolscevico quando fu creato lo Stato sovietico. Stalin, per risolvere il problema del consolidamento e della difesa dello Stato sovietico, esasperò e condusse alle estreme conseguenze l'impostazione leninista, perdendo anche l'ultimo anelito libertario che questa, sia pure contraddittoriamente, conteneva. Il 20° congresso, pur distruggendo il mito di Stalin, è rimasto lontano da una vera critica all'età di Stalin. Tuttavia il 20° congresso ha riconosciuto come errori ed ha condannato i drammi dell'età staliniana, esaltati fino ad allora come verità e giustizia rivoluzionaria, ed ha perciò riproposto la discussione dei valori che stanno alla base dello Stato sovietico. Thank you.
Nessuno avrebbe potuto allora immaginare che di lì a 8 anni la salma sarebbe stata rimossa dal mausoleo della Piazza Rossa. Nessuno avrebbe allora potuto immaginare che nel 1962 un giovane poeta sovietico, Evtushenko, avrebbe scritto questi versi in una poesia intitolata Gli eredi di Stalin. Quando la sua salma fu portata fuori dal mausoleo, la bara oscillava lentamente, sfiorando le baionette dei soldati. Anche lui taceva, anche lui, ma di un silenzio pieno di minaccia. Dentro la bara, stringendo cupo i pugni imbalsamati, l'occhio incollato alle fessure, egli faceva finta di essere morto. E io chiedo al governo, raddoppiate, triplicate la guardia davanti a questa tomba, affinché Stalin non risorga e con Stalin il passato. Ha lasciato sul pianeta molti eredi. Nella sua tomba mi sembra c'è un telefono installato. Egli comunica i suoi ordini a Enver Hoxha. Ma dove vanno ancora i fili di quella bara? No, Stalin non si è arreso. Giudica la morte una cosa riparabile. Lo abbiamo tolto dal mausoleo, ma come si fa a portare fuori Stalin dagli eredi di Stalin? Alcuni eredi in ritiro coltivano rose e pensano in segreto a un riposo temporaneo. Altri attaccano Stalin dall'alto delle tribune. Costoro di notte pensano con nostalgia al passato. Il partito mi ha ordinato di non tacere, ma qualcuno mi dice calmati. Io non potrò stare tranquillo finché ci saranno in terra degli eredi di Stalin. Morto Stalin, chi sono i suoi successori? Continueranno la sua politica o vi si opporranno? Risponde Isaac Deutscher. Per tutta la durata dell'era staliniana, dopo le purghe del 1936-38, in Russia non rimase in vita alcuna opposizione che potesse veramente sfidare Stalin. E così fu fino al 1953, cioè alla fine dell'era di Stalin. Ma anche dopo la morte di Stalin si fecero sentire le conseguenze di quella tremenda strage. E si può dire senz'altro che siano brillanti esempi di arte militare operativa. La guerra ha suscitato nel paese un'enorme carica di energia e ha rotto molti schemi che il regime dittatoriale staliniano aveva creato negli anni precedenti. Ma ogni tentativo di rinnovamento culturale politico è immediatamente stancato. Stalin vuole restaurare le condizioni politiche e l'oppressione poliziesca dell'anteguerra. Egli vede in quel periodo il regime di governo ideale. È allontanato dal comando Zhukov, il protagonista della vittoria, e richiamati in primo piano i vecchi generali, tra cui Voroshilov e Budienny. Accanto ad essi, Zhdanov, destinato a guidare in nome di Stalin la repressione culturale che caratterizza la società sovietica del dopoguerra. Impedita la circolazione di idee nuove, ostacolato lo sviluppo della società russa, Stalin impone ai popoli sovietici i soliti obiettivi d'anteguerra. Stalin si comporta come se la guerra, con la liberazione di energie che ha provocato, non debba portare nessun cambiamento nella società sovietica. Viene varato il quarto piano quinquennale, che orienta la ricostruzione secondo i vecchi criteri. Sviluppo dell'industria pesante a scapito della produzione dei beni di consumo. Si moltiplicheranno così le fabbriche, mentre la mancanza di alloggi angustia milioni di russi. Questo periodo è la seconda era glaciale di Stalin. I rapporti con l'Occidente stanno mutando. La cortina di ferro sta calando sull'Europa orientale. A Stalin non basta avere alle sue frontiere governi amici, come era stato deciso a Yalta. Vuole invece governi a lui strettamente subordinati, che riproducano in miniatura le strutture dittatoriali dello stalinismo. Ai governi di coalizione democratica, costituiti alla fine della guerra, succedono così, approfittando dell'occupazione militare russa, governi comunisti. Questa è la sorte della Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria.
Il più clamoroso episodio fu il colpo di Stato di Praga del febbraio 48. I comunisti rovesciano con la violenza il governo di coalizione democratica, instaurano la loro dittatura, sciolgono tutti gli altri partiti e danno al regime, che sarà impersonato da Clement Gottwald, caratteristiche sempre più dittatoriali e poliziesche. Stalin vuole adesso che tutti i partiti comunisti del mondo aderiscano incondizionatamente alla sua politica e per coordinarne le attività costituisce nel 1947 il Cominform. Luglio 1941. In pochi giorni le armate naziste hanno travolto l'intero schieramento sovietico e sono penetrate in profondità nel territorio russo. Il 3 luglio Stalin proclama alla radio: i popoli dell'Unione Sovietica devono levarsi contro il nemico a difesa dei loro diritti e della loro terra. L'esercito rosso, la marina rossa e tutti i cittadini dell'Unione Sovietica debbono difendere ogni palmo della nostra terra, battersi fino all'ultimo sangue per le nostre città e per i nostri villaggi. Il nemico è crudele e implacabile. Egli vuole conquistare le terre bagnate dal sudore delle nostre fronti, impadronirsi del nostro grano e del nostro petrolio, frutto del lavoro delle nostre mani. Egli vuole restaurare il dominio dei latifondisti, restaurare lo zarismo, germanizzare i popoli dell'Unione Sovietica, farne gli schiavi dei primi. L'esercito è stato frattanto riorganizzato. Ai vecchi generali della guerra civile come Vorochilov, Budienny, Timoshenko si affiancano elementi più giovani e preparati. Comincia ad emergere la figura di Zhukov, che si rivelerà uno dei più grandi strateghi della Seconda Guerra Mondiale. Vengono liberati ed inviati al fronte migliaia di ufficiali che erano stati deportati nei campi di concentramento durante le grandi purghe del 1936-1938. Il 1 dicembre l'offensiva tedesca a sud e a nord di Mosca è definitivamente bloccata. L'Armata Rossa passa al contrattacco su tutto il fronte. Alle truppe giungono continui rifornimenti in armi e mezzi dai centri industriali delle regioni centrali e orientali del paese. Da Arcangelo e dall'Iran giungono gli aiuti anglo-americani in armi, munizioni, viveri e medicinali. Nel settembre 1942 la nuova offensiva tedesca, iniziata in primavera, è costretta a fermarsi di fronte a Stalingrado. Mentre la città resiste alla pressione nemica, la controffensiva russa si sviluppa a tenaglia intorno alle truppe tedesche assedianti. Nel febbraio le divisioni del generale von Paulus si arrendono. Da Stalingrado fino a Berlino l'Armata Rossa non si fermerà più.
vengono liberate una dopo l'altra le città e le regioni occupate dai nazisti. Verso i contadini fu inaugurato nel settembre del 1953 alla riunione plenaria del Comitato Centrale. Fu anche la base del successo di Khrushchev nell'ottenere la guida del partito. Nel campo politico, un mutamento politico, il primo e a mio parere il più radicale mutamento, è stato l'aver tolto i poteri alla polizia politica. E questo avvenne il primo settembre 1953, non se ne a quel tempo, ma il fatto è che la polizia fu disarmata e i tribunali politici speciali vennero privati dei loro privilegi. D'altra parte, al 20° congresso del partito, i capi del gruppo stalinista vennero rieletti al comitato centrale del presidium. Furono deposti solo più tardi, nel giugno 57. Nel giugno 57 sferrarono un'offensiva contro Khrushchev e furono perciò allontanati dal comitato centrale. A mio avviso, i cambiamenti più importanti furono proprio questi. Si dichiarò chiaramente che una gran parte delle attività di Stalin era stata criminale, che egli mandò a morte degli uomini innocenti e che le confessioni rese dagli imputati in tali pubblici processi non erano affatto la verità. Ci fu poi un'altra dichiarazione che a me sembra senz'altro più importante e che è tuttora l'impulso, il lievito dello sviluppo della Russia, e cioè che le teorie sviluppate sotto Stalin e il suo intero sistema dogmatico, che era divenuto col tempo un edificio assai complicato, erano sbagliati, che c'erano molti elementi errati nella sua teoria e che ogni progresso era possibile unicamente alla condizione che bisogna discutere i punti più importanti e correggere la teoria del partito. Bene, il 20° congresso rappresenta una tappa importante nella storia della debolscevizzazione del comunismo. Le ripercussioni alla luce degli avvenimenti successivi furono notevoli. La rivoluzione ungherese, il cambiamento di regime in Polonia nel 1956 e ancora più importante il 22° congresso del Partito Comunista Sovietico nel 1961. Dunque, al 20° congresso, Khrushchev cercò di effettuare la destalinizzazione a metà, in modo, per così dire, clandestino e limitato. Voleva svelare solo parte dei crimini di Stalin. Era sua intenzione rivelarli solo a metà. Egli disse allora al congresso: «Non intendiamo lavare i nostri panni sporchi in pubblico». 5 anni dopo, al 22° congresso, ha dovuto occuparsene al cospetto del mondo che osservava. Allora ha fatto rimuovere la salma di Stalin dal mausoleo di Lenin nella Piazza Rossa. Io reputo che l'essenziale dell'accordo raggiunto al 20° congresso...
Luglio 1941. In pochi giorni le armate naziste hanno travolto l'intero schieramento sovietico e sono penetrate in profondità nel territorio russo. Il 3 luglio Stalin proclama alla radio: i popoli dell'Unione Sovietica devono levarsi contro il nemico a difesa dei loro diritti e della loro terra. L'esercito rosso, la marina rossa e tutti i cittadini dell'Unione Sovietica debbono difendere ogni palmo della nostra terra, battersi fino all'ultimo sangue per le nostre città e per i nostri villaggi. Il nemico è crudele e implacabile. Egli vuole conquistare le terre bagnate dal sudore delle nostre fronti, impadronirsi del nostro grano e del nostro petrolio, frutto del lavoro delle nostre mani. Egli vuole restaurare il dominio dei latifondisti, restaurare lo zarismo, germanizzare i popoli dell'Unione Sovietica, farne gli schiavi dei principi e dei baroni tedeschi. È una questione di vita o di morte. In caso di ripiegamento forzato si deve evacuare tutto il materiale rotabile. Non si deve lasciare al nemico un solo motore, un solo vagone, una sola libra di grano o un solo gallone di carburante. Tutti i materiali che non si possono sgomberare, compresi i metalli, i cereali e i carburanti, debbono essere distrutti senza eccezione. Nelle zone occupate si debbono formare bande di partigiani per rendere impossibile la vita al nemico. Le proprie scuole, propria stampa, propri teatri ed altre istituzioni culturali. In quanto minoranza non potevano lagnarsi del trattamento riservato loro. Ma durante l'invasione nazista, tutte queste istituzioni esistenti nelle regioni occupate dai tedeschi scomparvero. E dopo la liberazione non furono più ristabilite. Ciò provocò molta amarezza nella maggioranza degli ebrei e suscitò in loro simpatie verso il sionismo. Più tardi, e dopo la creazione dello Stato di Israele nel 1948, la maggior parte degli artisti, scrittori ed altri intellettuali ebrei furono esiliati o fucilati. Si trattava di autentici genocidi culturali. Contemporaneamente la stampa sovietica scatenava una violenta campagna contro i cosmopoliti senza patria, cioè a dire gli ebrei. L'affare del complotto dei Medici e la dura repressione che ne seguì avevano un significato antisemita. Ciò mi sembra evidente. Da un lato, su 9 medici posti sotto accusa, 6 erano di origine ebraica. Dall'altro lato, soprattutto essi erano accusati di avere agito per istigazione di agenti sionisti e insieme di Wall Street. Per di più, in quell'epoca, cioè nella seconda metà del gennaio del 1953, improvvisamente gli ebrei vennero convocati presso i commissariati per essere censiti. Sembrava che misure collettive contro gli ebrei dell'Unione Sovietica, probabilmente delle deportazioni, fossero in progetto. A questo punto il dittatore morì. Il 5 marzo 1953 Stalin muore. Il bollettino ufficiale comunica: il grande cuore di Josef Vissarionovich Stalin, erede e continuatore di Lenin, ha cessato di battere. Nessun uomo nell'ultimo millennio ebbe tante celebrazioni quante Stalin, definito dai comunisti di tutti i paesi come l'uomo che più di ogni altro aveva operato per il bene dell'umanità. La sua salma venne collocata nel mausoleo della Piazza Rossa, accanto a quella di Lenin. Al fronte migliaia di ufficiali che erano stati deportati nei campi di concentramento durante le grandi purghe del 1936-1938. Il 1 dicembre l'offensiva tedesca a sud e a nord di Mosca è definitivamente bloccata. L'Armata Rossa passa al contrattacco su tutto il fronte.
alle truppe giungono continui rifornimenti in armi e mezzi dai centri industriali delle regioni centrali e orientali del paese. Da Arcangelo e dall'Iran giungono gli aiuti anglo-americani in armi, munizioni, viveri e medicinali. Nel settembre 1942 la nuova offensiva tedesca, iniziata in primavera, è costretta a fermarsi di fronte a Stalingrado. Mentre la città resiste alla pressione nemica, la controffensiva russa si sviluppa a tenaglia intorno alle truppe tedesche assedianti. Nel febbraio le divisioni del generale von Paulus si arrendono. Da Stalingrado fino a Berlino l'armata rossa non si fermerà più. Vengono liberate una dopo l'altra le città e le regioni occupate dai nazisti. Stalin appare il condottiero di questo esercito vittorioso, l'organizzatore infaticabile della resistenza e della riscossa. Ma in realtà è stata l'immensa energia sprigionatasi da tutto il popolo sovietico che ha permesso la vittoria. I quadri del partito, gli ufficiali dell'esercito, le giovani leve, i partigiani delle terre occupate, la resistenza dei civili, la stessa carica ideale fornita dai richiami alla tradizione, sono stati i fattori non solo del successo militare, ma anche del risveglio di interi strati della società sovrefficiente, via via che lo Stato Maggiore sovietico potrà far paracadutare oltre le linee tedesche specialisti e rifornimenti. L'esercito è stato frattanto riorganizzato. Ai vecchi generali della guerra civile come Voroshilov, Budienny, Timoshenko si affiancano elementi più giovani e preparati. Comincia ad emergere la figura di Zhukov, che si rivelerà uno dei più grandi strateghi della Seconda Guerra Mondiale. Vengono liberati ed inviati al fronte migliaia di ufficiali che erano stati deportati nei campi di concentramento durante le grandi purghe del 1936-1938. Il 1 dicembre l'offensiva tedesca a sud e a nord di Mosca è definitivamente bloccata. L'armata rossa passa al contrattacco su tutto il fronte. Alle truppe giungono continui rifornimenti in armi e mezzi dai centri industriali delle regioni centrali e orientali del paese. Da Arcangelo e dall'Iran giungono gli aiuti anglo-americani in armi, munizioni, viveri e medicinali. Nel settembre 1942 la nuova offensiva tedesca, iniziata in primavera, è costretta a fermarsi di fronte a Stalingrado. Mentre la città resiste alla pressione nemica, la controffensiva russa si sviluppa a tenaglia intorno alle truppe tedesche assedianti. Nel febbraio le divisioni del generale von Paulus si arrendono. Da Stalingrado fino a Berlino l'armata rossa non si fermerà più. Vengono liberate una dopo l'altra le città e le regioni occupate dai nazisti.
Il suo rapporto segreto, reso noto in giugno in Occidente ma conosciuto nell'Unione Sovietica negli ambienti di partito sino dal marzo, ebbe un eco enorme. Egli disse tra l'altro: molti attivisti del partito, del governo e degli organi economici, i quali nel 1937-38 furono bollati come nemici, non furono in realtà mai dei nemici, delle spie e dei sabotatori, ma semplicemente degli onesti comunisti. Bollati con queste accuse, spesso non essendo più in grado di sopportare barbare torture, si autoaccusavano per ordine dei giudici istruttori di ogni genere di delitti. È stato accertato che sui 139 membri e candidati del Comitato Centrale del Partito, eletti durante il 18° congresso, 98, e cioè il 70%, furono arrestati e fucilati. Stalin si servì del partito e della NKDV per esercitare un terrore di massa. Tale terrore in realtà non fu esercitato sulle sconfitte classi conservatrici, ma contro onesti lavoratori del partito dello Stato sovietico. Stalin era un uomo assai diffidente, morbosamente sospettoso, lo sappiamo per l'esperienza fatta lavorando con lui. Ovunque e in tutto egli vedeva nemici, doppiogiochisti e spie. Disponendo di un potere illimitato, egli si abbandonava a gravi arbitri e riduceva le persone moralmente e fisicamente al silenzio. Ancora più mostruose sono quindi le azioni delle quali fu artefice Stalin e che rappresentano brutali violazioni dei principi fondamentali di Lenin sulla politica dello Stato sovietico nei confronti della nazionalità. Sono state deportate per suo ordine dai luoghi nativi intere popolazioni. Ricordiamo anche l'affare del complotto dei medici. Stalin ordinò di arrestare un gruppo di importanti specialisti sovietici e prescrisse personalmente come doveva essere svolta l'inchiesta e a quale metodo si dovesse ricorrere per interrogare gli arrestati. Il rapporto segreto di Khrushchev causò una profonda costernazione nei popoli sovietici e nel movimento comunista internazionale. Un mito era improvvisamente crollato. Sul significato di questo congresso, sulle sue cause e sulle conseguenze più importanti, abbiamo interrogato alcuni storici di fama mondiale, studiosi della storia e dei problemi del socialismo. Schlesinger, Deutscher, Feito. Bene, vorrei porre in evidenza il fatto che il 20° congresso è un simbolo, una pietra miliare del grande cambiamento e nella evoluzione del governo. Ma non è stato l'inizio di un effettivo cambiamento se ci si riferisce ad argomenti sociali e politici. Tuttavia, nel campo sociale, il più grande mutamento dell'era post-staliniana fu senz'altro la correzione della politica del governo verso i contadini, i quali sotto Stalin furono le prime vittime della industrializzazione del paese. Questo mutamento di politica verso i contadini fu inaugurato battersi fino all'ultimo sangue per le nostre città e per i nostri villaggi. Il nemico è crudele e implacabile. Egli vuole conquistare le terre bagnate dal sudore delle nostre fronti, impadronirsi del nostro grano e del nostro petrolio, frutto del lavoro delle nostre mani. Egli vuole restaurare il dominio dei latifondisti, restaurare lo zarismo, germanizzare i popoli dell'Unione Sovietica, farne gli schiavi dei principi e dei baroni tedeschi. È una questione di vita o di morte. In caso di ripiegamento forzato si deve evacuare tutto il materiale rotabile. Non si deve lasciare al nemico un solo motore, un solo vagone, una sola libra di grano o un solo gallone di carburante. Tutti i materiali che non si possono sgomberare, compresi i metalli, i cereali e i carburanti, debbono essere distrutti senza eccezione. Nelle zone occupate si debbono formare bande di partigiani per rendere impossibile la vita al nemico. Le grandi figure dei nostri eroici antenati, le figure di Alexander Nevsky, di Alexander Suvorov, di Mikhail Kutuzov, vi ispirino in questa guerra. Possa guidarvi la bandiera vittoriosa del grande Lenin. Alexander Nevsky, il principe di Novgorod, che nei secoli passati, alla testa di un'armata popolare, aveva sconfitto gli orgogliosi cavalieri teutonici, è il modello della resistenza e della riscossa contro i nazisti. Stalin presenta il nazismo come la grande guerra patriottica.
Subito dopo l'attacco tedesco, il capo della Chiesa ortodossa di Mosca, il metropolita Sergio, dichiara: «Le bande fasciste hanno aggredito la nostra patria. La nostra Chiesa ha sempre condiviso le sorti del popolo e non lo abbandona neanche oggi. La Chiesa ortodossa impartisce la sua benedizione a tutti i suoi fedeli che difendono le sacre frontiere della patria». (1943-1944). La situazione militare precipita. L'azione anglo-americana in Europa costringe la Germania ad impegnarsi su due fronti. Gli eserciti nazisti iniziano una lenta ritirata, lasciando alle loro spalle paesi distrutti, milioni di morti, milioni di prigionieri catturati dall'Armata Rossa. Non ci sono truppe russe d'occupazione come negli altri stati dell'Europa orientale e Tito non tollera alcun controllo straniero negli affari interni del suo paese. Afferma di voler essere per l'Unione Sovietica un alleato, ma non un subordinato. Tito viene messo al bando con incredibile violenza dal Movimento Comunista Internazionale. La resistenza di Tito crea fermenti nei partiti comunisti dei paesi controllati da Mosca. Stalin reagisce con estrema durezza. Fa destituire e processare i capi comunisti sospettati di essere ribelli ai suoi comandi. In Ungheria è impiccato Reich, ministro dell'interno. In Bulgaria Kostov, principale collaboratore di Dimitrov. Saranno impiccati in Cecoslovacchia il segretario del partito Slansky e il ministro degli esteri Clementis. In Polonia Gomulka viene imprigionato. Perché molti esponenti dei regimi comunisti dell'Europa orientale furono eliminati? Risponde lo scrittore ungherese François Feitot. Penso che occorre collocare i grandi processi del 1949 e inoltre quelli del 1952, il grande processo di Budapest a Reich, di Sofia a Kostov e l'allontanamento di Gomulka, in quel determinato ambiente storico in cui appaiono come conseguenza logica della creazione del Cominform da un lato e della dissidenza jugoslava dall'altro. All'origine di tali processi c'è la volontà del despota, la volontà di Stalin,
di dar vita, di inaugurare un nuovo orientamento politico, un orientamento politico forse più difensivo per quel che riguarda un lato, cioè la politica estera, e nello stesso tempo più offensivo per quel che riguarda la politica interna. Il nemico numero uno di tutti quei processi, cioè l'accusato numero uno per quanto assente, era Tito. E nella persona di Tito Stalin intendeva attaccare attraverso quei processi il comunismo nazionale. Ma oltre questo aspetto politico dei processi si profila un aspetto prettamente poliziesco. Stalin considerava questi grandi processi come una illustrazione, come uno strumento di educazione delle popolazioni, allo scopo di mostrar loro la potenza del Cremlino, la sua decisione, di accentrare tutta la politica dei paesi satelliti, di non tollerare nei paesi dell'Europa orientale delle idee, delle aspirazioni politiche diverse da quelle del Cremlino. Nell'agosto del 1948, Zhdanov, protagonista della seconda era glaciale di Stalin, muore in circostanze che rimangono ancora oggi misteriose. Si apre forse con questo episodio la lotta per il potere tra i possibili successori di Stalin, ancora vivente? Dopo la morte di Zhdanov, viene infatti annientato a Leningrado il gruppo dei suoi più stretti collaboratori. Il più noto tra essi, Voznesensky. Dopo le truppe regolari, giungono le SS. Arresti, fucilazioni, massacri. L'avanzata tedesca giunge fino alla periferia di Mosca. La capitale si predispone alla difesa. Una rete di trincee si estende intorno alla città. Vi lavorano donne, vecchi, ragazzi, 500.000 di moscoviti. Centoventimila volontari rispondono all'appello di mobilitazione, fornendo gli effettivi per 11 divisioni. Mosca si trasforma in un enorme campo di battaglia. Accanto alla resistenza dei soldati sovietici si sviluppa anche uno spontaneo movimento di resistenza popolare che diverrà sempre più forte ed efficiente via via che lo Stato Maggiore sovietico potrà far paracadutare oltre le linee tedesche specialisti e rifornimenti. L'esercito è stato frattanto riorganizzato. Ai vecchi generali della guerra civile come Vorochilov, Budienny, Timoshenko si affiancano elementi più giovani e preparati. Comincia ad emergere la figura di Zhukov, che si rivelerà uno dei più grandi strateghi della Seconda Guerra Mondiale. Vengono liberati ed inviati al fronte migliaia di ufficiali che erano stati deportati nei campi di concentramento durante le grandi purghe del 1936-1938. Il 1 dicembre l'offensiva tedesca a sud e a nord di Mosca è definitivamente bloccata. L'Armata Rossa passa al contrattacco su tutto il fronte. Alle truppe giungono continui rifornimenti in armi e mezzi dai centri industriali delle regioni centrali e orientali del paese. Da Arcangelo e dall'Iran giungono gli aiuti anglo-americani in armi, munizioni, viveri e medicinali. Nel settembre 1942 la nuova offensiva tedesca, iniziata in primavera, è costretta a fermarsi di fronte a Stalingrado. Mentre la città resiste alla pressione nemica, la controffensiva russa si sviluppa a tenaglia intorno alle truppe tedesche assedianti. Nel febbraio le divisioni del generale von Paulus si arrendono. Da Stalingrado fino a Berlino l'Armata Rossa non si fermerà più. Vengono liberate una dopo l'altra le città e le regioni occupate dai nazisti.